Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Alessandro Manzoni, di Patrizia Poli. È arcinoto che Alessandro Manzoni, nato nel 1785 e morto nel 1873, venne in Toscana per risciacquare i panni in Arno. Come riporta Giulietta, la primogenita ventenne, nel suo diario dal 10 al 25 luglio del 1827, la famiglia al completo, composta di 13 persone, compresi i domestici, spostandosi con due carrozze, di cui una nel corso del viaggio finì in una scarpata, giunse a Livorno. Durante il soggiorno a Genova, dove aveva preso i bagni di mare, Manzoni era stato messo sull'avviso riguardo al caldo oltraggioso della nostra città e a certe zanzare che davano la febbre e rovinavano la pelle, per cui vi arrivò già prevenuto. Non contribuì a ingraziarlo verso di noi un disguido organizzativo per il quale fu sballottato da un albergo all'altro. Si fermò quindi in via Ferdinanda, cioè via Grande. Scrivendo l'amico Tommaso Grossi, si lamenta della confusione. Tale è la folla, l'andare, il venire, l'entrare, l'uscire, il gridare e il favellare. Afferma. Sebbene le finestre della camera d'albergo dessero sul retro, si affacciavano su una chiostra che apparteneva al Caffè Greco, allora il primo di Livorno, e gli schiamazzi toglievano il sonno a tutta la famiglia. Sappiamo che nel viaggio Manzoni aveva portato parecchie copie del romanzo, da poco stampato in una stesura antecedente alla revisione linguistica. Il libro, infatti, aveva avuto successo, ma non era facilmente reperibile in Toscana. Le vendette quasi tutte. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.